Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video dedicato ai prodotti sì e no e ni di non so quale mese, perché faccio questa tipologia di video non appena ho racimulato tre prodotti da mostrarvi e su cui voglio spendere qualche minuto del mio tempo per darvi le mie impressioni sull'utilizzo costante, quasi quotidiano potrei dire, perché alla fine sono prodotti che utilizzo veramente sia con gioia che non con tanta gioia, perché alla fine, se c'è un prodotto no, capirete che sì e no per determinati motivi, ma cerco di portarlo avanti lo stesso, anche se non è propriamente il mio prodotto. Dopo vi mostrerò qual è. Io stavo già iniziando a fare il video pensando di aver azionato il pulsante del rec, ma alla fine non ho azionato un nostrega, non ho azionato niente. C'è il mio miciottino, la cui manina fastidiosa lo ha svegliato, il ribel, no, niente, ok. Adesso tornerà a dormire sicuramente, ma ci farà compagnia qui dietro il mio gattaccio nero, che poi tra l'altro non è neanche il mio, ma il gatto dei miei vicini. Ma avendo tre cani e un altro gatto, il mio giardino è completamente libero, lui si sente coccolato, viziato, mangia qui, fa tutto qui, perciò è come se fosse nostro ormai, ma legalmente è della mia vicina di casa. Però almeno sa, la mia vicina è contenta che almeno sa che è qua in zona e non è chissà dove perso in altre famiglie, ma è sempre qua nel vicinato. Non so poi la scena com'è stata. Pensavo di aver sentito le porte della macchina dei miei genitori che stavano tornando a casa. Sono a casa da sola, sto registrando nella loro camera da letto perché mi trovo bene qui per la luce che c'è. E impaurita, impanicata, stavo portando via tutto perché non voglio registrare qui in loro presenza, anche se sanno sicuramente che io faccio video, ma io non ho mai esternato questa cosa, ma comunque mi vedono con la telecamere, videocamere, prodotti, perciò loro sanno sicuramente. Però non è arrivato a casa nessuno, quindi spero di spicciarmi a farvi vedere i prodotti che ho selezionato per voi per questo video, perché voglio condividere le mie esperienze di utilizzo da consumatrice finale e amante di make-up e skincare, soprattutto di make-up. Il prodotto che vi promuovo è di Eufolia, un latte detergente che io ho già comprato tempo fa. L'avevo comprato, vediamo se mi ricordo, era stato nel periodo di passaggio di lavoro tra DHL e dove lavoro adesso a Venezia. Quindi si parla di dicembre 2015. L'avevo utilizzato tranquillamente. È un prodotto che se avessi avuto modo di ritornare all'MDLD l'avrei ricomprato, perché lo trovo solo lì. Un MDLD, che poi comunque dipende da dove siete, mi sembra l'LD è più nel sud dell'MD, più al nord, o forse il contrario, non mi ricordo mai di preciso. Comunque sta nel fatto che c'era un punto vendita proprio di fronte al lavoro della mia amica Morena, alla quale chiedevo sempre di prendermi i prodotti della Botanica e lo struccante bifasico occhi. Per me quello è il prodotto migliore in assoluto, uno struccante low cost che mi toglie tutto senza problemi, ma che ahimè ha chiuso proprio davanti al lavoro suo, e l'unico punto di riferimento mi è rimasto Amerne di Martellago, che però devo raggiungere in macchina perché non c'è una linea di trasporto pubblico. E non avendo io la macchina, mi devo muovere in bicicletta. Muovendo in bicicletta vuol dire che in una giornata come questa di pioggia io non ci vado, perché non voglio lavarmi, anche se ho usato la bicicletta anche sotto diluvi universali, quindi non mi preoccupa più di tanto la cosa. Però in una giornata di bel tempo, per me andare fin lì vuol dire almeno 20-25 minuti di bicicletta. Li faccio volentieri, perché li faccio anche in palestra con la cyclette. Però vuol dire che devo trovarmi un po' di tempo per andare. Detto questo, questo prodotto ce l'ho tra le mani perché mi è stato donato da Sproloqui di Deb, da Debbie, che saluto e mando un bacione e ringrazio per il dono, perché per lei è un prodotto declutterato, diciamolo così. Non lo utilizza, invece io lo utilizzo da quando ho finito il detergente di Amaflora Bio, prodotto dalla Gala Cosmetics, che è tra l'altro la casa produttrice di dell'idea, anzi, perché ha l'accento sulla I, e di altri marchi, tra cui anche uno che si recupera il Caddi, che vi ho fatto vedere quest'estate quando ho fatto l'haul dal Caddi e Bottega Verde. Solo che non mi ricordo più come si chiama. Mi ricordo che viene fatto a Padova, non a Bologna, a Padova, ma Anima Bio, Ama Bio, Anima Bio, credo. Comunque sempre prodotti naturali.
Detto questo di Eufolia è un latte detergente delicato che va bene per tutti i tipi di pelle, da 200 ml con 12 mesi di PAO. Dermatologicamente testato, ha il 95% di ingredienti di origine naturale, con olio di mandorle ed estratto di aloe di origine e certificazione biologica, quindi aloe bio, e non contiene parabeni, coloranti sintetici e siliconi. E questo vi aiuta a curare la pelle con prodotti di origine naturale, vegetale, rimuove efficacemente tutte le impurità e il trucco più ostinato, lasciando alla pelle una naturale morbidezza e una idratazione duratura. E ve lo confermo, io questo alle volte lo utilizzo anche proprio come struccante occhi, senza utilizzare uno struccante bifasico per pigrizia e mancanza di tempo. Mi lascia la pelle morbida, non me la fa tirare, non mi sento zone più secche rispetto ad altre, soprattutto non mi fa bruciare gli occhi. Ed è una cosa, una caratteristica che quando ho presi la prima volta questo prodotto mi era piaciuto, e aver di nuovo sotto mano un prodotto regalato, oltre ad avermi ricordato il marchio che comunque aveva dei prodotti che mi erano piaciuti, mi ha fatto anche gioia nel poter riutilizzare nuovamente un prodotto che alla fine avevo utilizzato con piacere perché mi aiutava a struccarmi e soprattutto non mi faceva bruciare gli occhi, l'importante era quello. Ottimo, è un po' problematico il dosatore, questo qui io non amo i dosatori fatti così, se fosse stata una pompetta forse l'avrei apprezzato di più. Tenete conto che comunque è un prodotto low cost, viene al massimo sui 2 euro, ricordo. Ed è un prodotto che vi consiglio caldamente se avete un LD-MD. Mentre, sempre rimanendo in fase struccaggio, ahimè devo bocciare un prodotto di Giardino Cosmetico, tra l'altro un prodotto che non ho comprato io, ma mi era stato regalato in uno dei compleanni miei passati, dalla mia amica Morena, che vi ho citato prima, e che io trovo solo da Caddy, però ci sono anche le catene Beauty Star, e ce n'è una a Tre Baseleghe, dopo Scorzè, in provincia di Venezia. Tre Baseleghe però è provincia di Padova, quindi non è proprio Treviso, è tra Padova e Treviso, però è sotto provincia di Padova. E lei me l'aveva comprato perché ero fissata con questo marchio che non riusciva a recuperare, lei aveva trovato delle referenze e me le aveva regalate, tra cui il contorno occhi che anche quello non mi era piaciuto più di tanto, questo e che cos'altro avevo? Una crema viso? Non mi ricordo cosa mi regalò, ma mi regalò 3 pezzi e alla fine credo di essere rimasta solo con questo. Questo per me è un prodotto non buono per gli occhi, buono solo sulla pelle, che però devo combinare con un'acqua micellare o comunque un tonico, con qualcosa che mi dia un po' di idratazione, perché questo detergente viso occhi senza sapone, triplazione, deterge, strucca e purifica con polpelmo rosa di Tropea, anzi pompelmo non c'è neanche scritto rosa, con polpelmo di Tropea, Alice Verde, Amamelis Bio. Allora, lo apprezzo perché è naturale, è un prodotto certificato ICEA Eco Bio Cosmesi, 150 ml, un PAO di 12 mesi, non l'avevo mai aperto, non è andato a male, non puzza, perciò è un prodotto che comunque fa il suo, strucca, non strucca benissimo gli occhi come fa questo. Il problema è che questo qui mi secca tantissimo la pelle, ma veramente tanto, neanche mi fa bruciare gli occhi, perché comunque sugli occhi lo posso utilizzare senza nessun problema, ma secca tantissimo. Io ho avuto una settimana e mezza che andavo avanti a utilizzare questo prodotto. Il contorno occhi, che già di mio è secco, che aveva tante più rughe, che quando mettevo il correttore si vedeva sta cosa indecente di seccume, veramente assurdo. Sembrava avessi 80 anni sotto il contorno occhi perché avevo la pelle completamente secca, nonostante maschere contorno occhi, crema contorno occhi, siera contorno occhi, siero contorno occhi. Veramente è stata una cosa impossibile, l'ho accantonato e da quando ho trovato Deb, che ho conosciuto finalmente dal vivo a Milano all'evento Fabi, ho utilizzato questo prodotto e questo l'ho accantonato. Non mi manca tanto perché alla fine sarò a poco più di metà, invece questo lo sto, ahimè, terminando. Sì. Poi dopo dovrò riutilizzare questo perché non sono solita accantonare i prodotti e non utilizzare, cioè io finisco anche i prodotti che non mi piacciono. Questo veramente fate molta attenzione se lo volete comprare, perché se avete una pelle mista che in inverno tende ad essere secca come la mia e che avete
delle zone più secche, soprattutto nel contorno occhi e negli occhi, non fa per voi. Non so quanto venga, ma anche qui è un marchio low cost e vi consiglio comunque di adocchiare qualche prodotto della linea, per esempio di Giardino Cosmetico. Io adoro lo struccante bifasico, per me è ottimo quel prodotto. Un prodotto lì, l'unico prodotto di make-up che vi cito che voglio portare avanti per terminarlo, non so neanche se lo utilizzerò per truccare e fissare il trucco della mia amica che si sposa, perché l'avevo comprato per quello scopo, è questo di Urban Decay All Nighter. E tu mi dirai, o voi mi direte, tutte voi che state guardando, Gè, ma sei l'unica che lo metti nei nì, ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché allora io lo metto nei nì non per il fatto che non faccia il suo, ovvero lo dovete comunque spruzzare da parecchio distante per far fissare bene il trucco. Non ve lo fa colare, non vi fa dei getti più o meno grossi rispetto ad altri, quindi non vi ritrovate proprio delle macchie come se vi foste spruzzate dell'acqua e quindi avete una macchia qui, ma vi lascia comunque il trucco ben definito, ve lo fissa, non lo opacizza più di tanto, ve lo fissa solamente. Potrebbe essere un ottimo spray rinfrescante per l'estate, questo sinceramente vi dico che potrebbe anche avere un'ottima funzione per questo scopo. Si chiama Urban Decay by Skindinavia All Nighter. È un make-up setting spray long lasting, senza olio, quindi oil free, paraben free, temperature control technology, 118 ml, il PAO è di 6 mesi. Questo qui per controllarmi la lucidità anche sì, ma non più di tanto. Però mi aiuta, soprattutto quando in autobus con l'umidità c'è tanta gente, non rischio di avere un trucco colato. Mi ero pentita di non averlo portato quando mi sono truccata in treno per andare a Milano, però vabbè, succede, mi hanno dimenticato il prodotto a casa, ma ame. Sì, voi mi direte, ma perché hai detto tutte cose positive alla fine? Perché ce lo metti nei nì? Pensavo di essere l'unica a constatare questa cosa, quando poi sono andata a truccare un mese fa ormai una mia amica un sabato sera, dai, vai, passa, bravo, adesso mi miagolerà dietro perché ha fame, quindi cerco di finire quanto prima il video. Sono andata a truccare la mia amica a casa sua per una cena aziendale di lavoro e ho usato questo prodotto per fissarle il make-up. Mi ha detto che puzza. E io pensavo fossi l'unica che sentivo un po' di chino di puzzetta alquanto strana, doppio tappo, cioè non ha una buona profumazione secondo me, a parte che oggi non mi sono neanche fissata il trucco. Solitamente andrebbe spruzzato uno dritto e due AX, dicevano. Io cerco di fare almeno dalle 4 alle 6, massimo 8 spruzzate, dipende se non mi sento delle zone completamente fissate. Mi aiuta anche, sì, vero, a togliere un po' quell'effetto polvere della cipria, però l'odore, per fortuna, svanisce quasi subito. Però almeno quando lo spruzzate e avete questo getto di acqua finissima, questa puzza, perché non posso neanche dire profumo, odore, puzza. Mi fa passare la voglia anche di utilizzarlo, quindi è per questo che quando lo metto in Instagram per farvi vedere i prodotti che utilizzo di make-up della giornata, tenete conto che io ho un prodotto che lo utilizzo costantemente, quasi ogni giorno, di 7 giorni che mi trucco, su 7, perché mi trucco veramente tutti i giorni, lo utilizzo dalle 5 alle 6 volte. Mi capita solo una volta che non lo utilizzo perché sono in ritardo, perdo l'autobus e quindi non ho voglia di starmi là a spruzzare il fissatore make-up. E quindi valutate se prenderlo o meno, magari vi consiglierei, se c'è il tester da Sephora, di prenderlo e di spruzzare l'acqua, il fissatore, e sentire se vi piace la profumazione o meno. Sto avendo un po' di difficoltà perché ho preso anche quello alla linea della pesca di Too Faced e quando l'ho utilizzato la prima volta per fissare il make-up con la Just Peachy, che devo ancora pubblicare, però non so se avrò già pubblicato quando editerò questo video, non lo so, intanto mi sto portando un po' avanti.
Quando avevo fatto il video dove mi truccavo con quella palette, ho fissato il make-up con quel spray setting. E vi dirò che è buona la profumazione, ma mi ha fatto starnutire per 2-3 secondi appena l'ho spruzzato, appena il profumo di pesca mi è andato via. È come se, non so, mi desse qualche problema, fastidio al naso, quasi come da allergia, ma un'allergia lieve, lieve. Mi dà solo quel pizzico lì al naso che mi dava leggermente fastidio. Ok, ragazzi e ragazze, questa è la condivisione che volevo fare con voi di questi prodotti che sto utilizzando, alla fine più di skincare che di make-up. Di make-up attualmente non ho niente da indicarvi perché sto cercando di terminare delle cose per poter iniziarne di nuove. Non mi manca tanto, però spero di finirle quanto prima per poter aggiornare anche questa rubrica. Sicuramente di questa rubrica avrò materiale messo da parte in video da convertire, ma alla fine di prodotti ne utilizzo tanti. Non faccio un video mensile sui promossi e bocciati, ma vi parlo di questi tre prodotti una volta ogni tanto per cercare anche di fare dei video brevi. Ovviamente questo video non sta venendo breve perché alla fine sono arrivata a più di 15 minuti, però spero che comunque vi faccia piacere, che vi tenga un po' compagnia così. Se è così, lasciatemi un like, supportatemi. Adesso ti apro la porta, negretto. Dai, vieni qua. No, non si sta leccando. Vieni qua. Cicci. No, niente, ha sta cola in alto e non vede l'ora, l'avete visto passare dietro sulla finestra. Non vede l'ora che o gli dia da mangiare o che gli apra la porta perché vuole andare giù, visto che è già da mezzogiorno che è qua su e saranno le 4:30 passate. Quindi è normale che voglia andare giù. Con questo, grazie per aver visto il video, vi aspetto nei commenti, vi ringrazio per le iscrizioni perché siamo arrivati a più di 1200 e dopo. Dal 2013 che faccio video per me è un gran traguardo. Io non cerco mai di farmi pubblicità. Se volete iscrivervi, ben venga, altrimenti io non obbligo nessuno e non voglio che neanche nessuno chieda di passare da me per iscriversi. Non voglio pubblicità da altri. Chi vuole mi segue, altrimenti ame. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Un bacione. Ciao!